Mi avvicino ad Andrea Camporese e parliamo di previdenza, di pensioni, che è uno dei temi che tanto stanno a cuore ai cittadini italiani, no? Si è intervenuti sulle pensioni, ecco, le casse di previdenza private in questo momento sono anche loro sotto osservazione, cioè vi viene chiesta una sostenibilità di 50 anni, prima era di 30, con l'arrivo del governo Monti si è passati ai 50. Non si voleva tenere conto di quello che rende il patrimonio delle casse previdenziali, che devo dire è un patrimonio molto ricco, perché è di 42 miliardi, sì. Poi ne parleremo più avanti. Ecco, adesso mi sembra che ci sia stata un'apertura del governo. A che punto siamo? C'è stata un'apertura da parte del Ministro, che ha dichiarato in Commissione bicamerale di controllo, in Commissione lavoro, che i rendimenti dei patrimoni vanno ragionevolmente considerati a beneficio della sostenibilità. Però la sostenibilità non è solo il problema, il solo problema. Si è parlato di giovani. I giovani professionisti soffrono quanto gli altri giovani. Hanno difficoltà enormi ad entrare nel mercato del lavoro, hanno redditi bassi, hanno precarietà. Noi dobbiamo pensare anche a questo, dobbiamo pensare a un ciclo economico diverso, dobbiamo mettere in piedi azioni anticicliche. Tra i presidenti c'è, perché la norma incardinata è molto secca, secondo noi anche di difficile comprensione, perché parla di sostenibilità ma non definisce gli elementi, vogliamo definirli, però vorremmo anche avere la possibilità di parlare di tutte le problematiche che insistono sul sistema, e poi anche la possibilità di essere protagonisti del rilancio del Paese. Il ministro Passera ieri in un videomessaggio ha detto: beh, voi volete essere protagonisti della spinta? Io dico di sì, certamente non soltanto come prestatori di denaro a basso reddito, no? Vorremmo avere un reddito decente per i nostri iscritti, un ambito protetto, possiamo essere protagonisti con le nostre professioni di idee a vantaggio dello sviluppo, possiamo mettere parte dei nostri denari, possiamo magari anche ragionare della riduzione della tassazione che ci è applicata come se fossimo dei fondi speculativi e siamo delle fondazioni senza scopo di lucro. Perché questo servirebbe a questo sarebbe un volano. Un po' meglio. Siamo i più tassati d'Europa. In questo senso. Allora, adesso noi abbiamo un'intervista con il ministro Severino.